Salve, buongiorno, buonasera e benvenuti in questa puntata special di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizia dal mondo di Hollywood e non solo, ma oggi è proprio prepotentemente dal mondo di Hollywood. Oggi siamo proprio dentro Hollywood. Lunedì notte, cioè domenica notte, ma dopo mezzanotte, quindi per noi lunedì notte, mattina diciamo, si è tenuta la 93esima cerimonia di consegna degli Oscar, in forma diciamo particolare a causa delle misure prese contro il Covid. La fine, si spera, di una stagione tragica per il cinema, sempre a causa del Covid di cui sopra, è stata coronata, però dai, infamo i giochetti di parole col coronavirus, dagli ascolti più bassi di sempre per la cerimonia, complice il fatto probabilmente che il pubblico conosceva davvero poco le pellicole nominate, fra cinema chiusi, sponsorizzazioni praticamente assenti, film finiti on demand all'ultimo momento. Il vincitore che ha più brillato è stato sicuramente Nomadland, che in Italia arriva proprio oggi il 30 aprile su Disney Plus, e oltre al premio per miglior film si aggiudica anche quello per la regia dato a Chloe Zhao e migliore attrice protagonista Frances McDormand. Sul mio canale ho dedicato un intero video sul commento vincitori e vinti che è uscito proprio ieri, perciò ve lo lascio se lo volete recuperare. Domani invece, sabato, sempre sul mio canale troverete il video dedicato a Nomadland, quindi insomma seguitemi per altre ricette. Ma quello che interessa a noi in questa sede, ovvero nell'annuale episodio special di Ficcanaso dedicato agli Oscar, è i Red Carpet. Chi segue questo appuntamento da anni lo sa già, ma se passate di qui per caso lo specifico. Questo video è un gioco in cui non si prendono mai di mira davvero le persone che indossano gli abiti, ma al massimo spernacchiamo gli abiti stessi, che sappiamo benissimo essere abiti di haute couture, firmati da fior fior di stilisti, ma che prendiamo un pochino in giro da birichini quali siamo, solo perché siamo invidiosi che loro sono ricchi, belli e famosi. In qualche modo dobbiamo esorcizzarlo, gli dobbiamo far pagare. Chiaramente, regà, come al solito, non è che sto video può durare come la trilogia del Signore da Anelli tutta messa insieme, perciò la redazione di Screen Week ha selezionato alcuni abiti. Se poi voi volete parlare di altri ancora che non sono in questa selezione, scrivetecelo nei commenti. E cominciamo con chi? Cominciamo Carrie Mulligan in Valentino Couture. Dice che stava a fare lei all'Oscar, candidata come migliore attrice protagonista per Una donna promettente, due pollici bene bene in alto. Fammi vedere come hanno conciata. Tra l'altro guardate la postura, tipo da fatemi nanna a casa che non ci ho sbatto stasera. Che vedevo di sembra un po' che me l'hanno infilata in un fiore smoscio, cioè capito, no? Tipo così da sopra, il fiore smoscio tirato giù che poi va in giro a strascicarlo, e poi c'ha sto pezzetto di scotch sulle puppe. Te do 6, Gianna, dai, a sufficienza. Ma perché Gianna? Zendaya in Valentino dice che stava a fare gli Oscar, ha presentato i premi per miglior colonna sonora e miglior canzone. Allora, il vestito di Zendy, vi dico sta chicca, è ispirato a un vecchio costume di scena di Cher del 1970, che voglio dire, cioè già all'epoca era un fazzoletto di quelli che si tirano fuori i maghi, capito, tipo dai maniche, no? Che lei sarà tutto arrotolato intorno alle carni. Non mi pare che sia tanto cambiata la situazione. Più che altro sto giallo fluorescente mi sta ferendo gli occhi. Ecco, così va meglio. Zendy, te do 5 meno, cioè idiotria che mai disintegrato con sto vestito. Emerald Fennell in Gucci dice che stava a fare gli Oscar candidata come miglior regista per Una donna promettente. Pollici bene bene in alto! Sapete che mi pare sto vestito? Un'alga de mare a mollo. Cioè tipo un'alga de mare pure un po' stracciata, no? Che tiri fuori dall'acqua e si scola tutta. Ma guarda questi fronzoli. Sto vestito c'ha più pieghe ripiegate di uno sharpei. No, non mi convince. Cioè, troppo bucolico, troppo me so persa nelle praterie, salvateme. Però bello il colore, anche se con quelle chiazze rosa sembra che è stato tinto col vomito di uno che si è mangiato l'insalata de mare. Ma so buona, te do 5, dai. Angela Bassett in Alberta Ferretti. Se vabbè, Alberta, però dai su, cioè, ma che è sto caramellone che gli avete infilato? Ah, sembra una caramella rossana. No, anzi, sapete che sembra? Uno di quei fiocchi natalizi che si mettono sopra l'albero. Quelli un pochino di velluto. Anzi, no, sai che te dico? Sai che sembra? Paro io a 2 anni con i braccioli alla piscina per i bambini, quella che si tocca. Però con sti braccioli che mi stavano 6 volte. Poi c'è quella borsetta bacetta coperta di strass. No, guarda, per me è proprio quello il tocco cafon chic. Alberta, Angela, non ci siamo. 4. Alberta, Angela. Leslie Odom Jr. in Versace. Dice che sa fa Leslie qui, candidato come miglior attore non protagonista per Quella notte a Miami. Tra l'altro lui era anche il mio favorito. Tutto pittato di oro, cioè proprio cafon chic, ultra chic cafon. Ma che ho detto? Ma si è vestito da statuetta degli Oscar? Cioè l'obiettivo era a rassomigliare al premio per attirarlo a sé. Beh, dico, per i regali di Natale ho usato la
stessa carta con cui l'hanno incartato come un merluzzo. Leslie, te do 4 pure a te, eh? Già mi è stata a fare nervosi con questi vestiti. Vanessa Kirby in Gucci. Dice che stava a fare lì, candidata come migliore attrice protagonista per Paces of a Woman. Scusate, ma dov'è nella foto? Cioè, dove sta? Non la vedo. Oh, oddio, eccola. Ma pensavo che ero diventata cieca a guardare il vestito di Zendy. Pare uno di quei giochi da settimana enigmistica in cui devi trovare una figura invisibile che però in realtà ce l'hai sotto al naso. Cioè, tra carnagione chiara, capelli chiari, abito chiaro, non lo so, mi sembra un petto di pollo pronto per essere messo a mollo nell'ovo e poi dagli depanatura. Lei pure, insomma, come posa a braccetto con Carey Mulligan. C'ha proprio una postura e una faccia da che ho fatto de male nella vita per meritarmi sto vestito. Cioè, pure il vestito è triste, guardate. Guardate quello squarcio sulla panza. Se non sembra una bocca triste. Vanessa, te do 3. Coleman Domingo in Versace. Dice che stava a fare gli Oscar, allora lui era in Ma Rainey's Black Bottom e ha presentato l'after show degli Oscar. Oh signor, datemi gli occhiali da sole. Ma questo non è un vestito, cioè è un attentato alla vita delle persone peggio di quello di Zendy. Ma che colore è? Ma non è fucsia, è color stiletto nell'occhio. Ma guardate, c'è pure una colata di strass sulle spalle, tanto per farlo scintillare un po' di più. Ma quello che è? Ma è un cravattino di strass. Cioè, ma veramente, in confronto Barbie Magia delle Feste c'aveva un vestito sobrissimo. Guarda, dico te do 3, cioè ed ho 3 che mi sono rimaste dopo aver visto sto vestito. Laura Dern in Oscar de la Renta. Dice che stava a fa presentato i premi miglior attore non protagonista e miglior film straniero. Oscar de la Renta, Oscar maritenta. Ma che hai fatto? Cioè questo è il cosplay del piumino da Bella e la Bestia, come si chiama? È il cosplay di un pompon da cheerleader. Ma cosa mi rappresenta poi questo lupetto nero sciallo? Dice che sto ad andare al supermercato così profilo basso senza farmi notare e poi questa specie di esplosione a popcorn per la gonna. Laura, guarda, te do 4 giusto perché almeno non ho mai accecato. Celeste in Gucci. Dice perché sta lì, era candidata per la canzone Hear My Voice nel processo ai Chicago 7. Celeste, mi sembra chiaro che si sia vestita da Jafar. Guarda, mi sta pure bene, ma la borsetta? Ma la borsetta? Tipo quando chiede a Hannibal Lecter di prestarti la sua borsetta del cuore. Te do 5, dai. Glenn Close in Armani Privé. Che sta fa? Candidata come migliore attrice non protagonista per Elegia Americana. Vabbè, questo mi sembra ovvio che è un outfit fatto con riciclo da carta che si usa per far cielo nel presepe. Dai, ma non si sono accorti che le hanno lasciato il pantalone del pigiama sotto? Ma che svista è? Io però devo dire, metterei il focus sul dettaglio guanto da killer e la domanda mi sorge spontanea. Perché? Perché? Glenda, te do 5, ma ti dico la verità solo perché te voglio bene. Cori Rae, una dei produttori di Onward. Ma che? Cioè, fosse stato un completo giacca e cravatta classico. Che gli vuoi dire? Ma sta tintura tipo biscotto azzuppato nello sciroppo del lampone? No! Cioè il pantalone non è manco lo stesso rosso della giacca. Ma lo vedi che infatti lei si sta a vergognare, guarda che si è messa l'occhiali da sole e dice magari non mi riconoscono. Forse non è colpa sua. Forse il completo era bianco, ma poi è scoppiata una bottiglia di borgogna in mano mentre festeggiava e quindi si è zozzata. Comunque, 2. Erika Ravinoja? Questo non so come si pronuncia. Comunque, lei è una degli sceneggiatori di Borat. Allora, a parte che qui cominciamo malissimo, perché evidentemente si è sbagliata, cioè si è messa la gonna per poncio, cioè ha letto male le istruzioni di assemblaggio. Quella era palesemente una gonna, dai, cioè pure il plissettato, mi pare più che ovvio, tipo quei gonnelle stile scolaretta. Cioè, si è messa al collo che così pare un ombrello. Vabbè, comunque, cioè, non è neanche il peggio, io vorrei che notaste la borsetta. Borsa, poi. Quello è un minchia di gamberetto. In mano c'ha un minchia di mollusco di mare. Ma che è successo quest'anno con le borse, non ho capito. Ma le ha distribuite Mr. Big? Ma Carrie Bradshaw, il suo disgusto per la duck purse che gli aveva regalato Mr. Big, non va insegnato niente? Guarda, te do uno, non te meriti nient'altro. Questlove, direttore musicale della cerimonia. Vabbè, non mi esprimo sul fatto che proprio non c'aveva voglia lui di venire stasera, da proprio non c'aveva voglia perché è venuto in tuta. Però, ve dico, dopo quello che abbiamo visto fino a mo, cioè preferisco il look lockdown a sto punto. Ma le crocs no, ma poi le crocs dorate. No! Oddio, potrebbe essere un genio in realtà, Potrebbe essere un genio. Regina King in Louis Vuitton. Che sa, fa gli Oscar, è regista di Una notte a Miami. E il suo film era candidato per sceneggiatura e attore non protagonista. Ma questo è bellissimo però, io devo dire, questo è uno spettacolo, cioè possiamo dirlo, uno buono ci sta? Mi pare un po' un mix tra una ballerina volante e un incarto di caramella balsamica, però de classe. Questo mi piace.
strano. Te do 8, regina. Chiudiamo con Frances McDormand in Balindino. Frances McDormand, uno schiaffo morale a tutti, sempre più ribelle. Non ha voluto fare red carpet, infatti non c'ho una foto da red carpet. Si è presentata struccata eppure con la ricrescita. A Frances, una de noi, una de noi, una de noi. Pure che te sei messa sto vestito proprio tutto nero, tutto bardato, proprio da lutto siculo anni 30. Te do 10, te do 10. 10. Basta, chiudiamo qui. Bene, cari amici, grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato. Fateci sapere adesso voi che cosa ne pensate degli outfit che avete visto. Che vi sono sembrati? Quali altri outfit allucinanti se siamo persi? Vi ricordo di iscrivervi ai social al canale di Screen Week e di seguirmi sul mio canale Violetta Rocks per altri contenuti di cinema. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!